アルベルト・ブレーシーさんです。Ciao. Grazie. Sì, diciamo che il fitting e lo shape rimane lo stesso. Abbiamo voluto fare una scarpa un po' più pulita. やっぱりこのアルベルトのこのマイクは本当にマテリアルに非常にこだわってるんですね。Questo che ha un colore un grigio che mi piace, volevo capire. Che si tolgono solamente quando si va a rovinare la gomma. È un pennello comunque ad acqua. Ok. Benito. Good question. こんばんは、菅原バールへようこそ。番組をナビゲートする菅原です。さあ今日はですね、ちょっと大興奮またしております。今日のねゲストはですね、なんと僕の大好きなイタリア人、イタリアからですね呼んでるんですよ。イタリアからゲストが来たのっていうのも久々なんですけどね、まあすごいゲストが今日は来たんで、もうちょっとねごちゃごちゃ僕が喋ってる暇はないので、ちょっとお呼びしたいと思いますので、まず説明させていただきます。今日のスペシャルゲストはですね、ブロンザージの CEO 兼マイク・ドン・ドゥ・イット、あとアルベルト・ブレーシー、そしてライハルよりスタートする新ブランドのアバウトのデザイナーを務めるアルベルト・ブレーシーさんです。そして息子のベニート君です。チャオ。グラツェ。ベニート、チャオ。ベニート、ベニート、モリオカ。さあちょっとすごいゲストで、今日はですねこの菅原バール回していくんですけど、アルベルトさんは皆さんもご存知、あのハイドロゲンの元デザイナー兼社長だったんですけど、アルベルトさん、盛岡、東北は初めてですか？Sì, la prima volta. どうですか、印象的には？ Bah, mi piace perché è molto piccola, è un proprio un paese. Quindi non me l'aspettavo così, ma aspettavo, sei molto magari più simile a Tokyo, e quindi mi piace molto perché poi io sono un amante del mondo un po' countryside, quindi una bella, sono contento di essere venuto qui, una bella esperienza. Benito kun wa hajimete no Nihon te kiite mashita kedo, dou desu ka Nihon wa? Sì, è la mia primissima volta, sono molto eccitato anche perché sono un amante del Giappone in generale, mondo manga, anime, anche la cultura in sé. Essendo la mia prima volta in Giappone, l'ho anche qua a Morioka. E mi piace, come ha detto mio padre, mi piace perché è abbastanza. È una cittadina, non è enorme come Tokyo, ma non è neanche una cittadina da 100 abitanti. Cioè. È un villaggio. mi piace. さあ、そういうことなんですけどね、本当、まあ、あの日本の漫画っていうのはね、本当イタリアでも大好きなイタリア人がたくさんいて、本当に今日本っていうのはイタリア人もすごい注目しているね、場所ですよね。Sì, ho molti amici, un esempio che abbiamo a scuola, questo piccolo gruppetto fra amici, soprattutto fan di JoJo ma anche One Piece, che sono i nostri due preferiti. In generale, in Italia, ma in tutto il mondo, sta diventando sempre più famoso. Questa crescita c'è già dal 2020 e non so se è proprio giusto, ma è l'epoca d'oro degli anime, dei manga adesso in tutto il mondo. Ma ということはね、こういうそのイタリア人がね、この大人になって、またこういうかっこいい洋服であったりとか靴をね作ってくれるのね、すごい楽しみ。しております。ということでですね、今日はその元ハイドロゲンのね、社長が今新しいブランドを立ち上げたということなんですけど、その前にですね、まず僕らあの東北といえば、この2011年の忘れもしないあの東日本大震災があったんですけど、その際にですね、アルベルトはなんとこういち早くその支援をしたいっていうのを僕の方にメールをいただいて、立ち上げたのがアドボートジャパンという支援団体ですね。でこれがあのその当時やはりあのドクロのマークのブランド、ハイドロゲンのドクロのマークだったので、そのドクロのマークを
う船につけてでラッピングをして漁師さんに支援金を渡そうっていう、仕組みを作ったんですね。でこの時ですね、本当はかなりの100人ぐらいの漁師さんが俺がつけたい俺がつけたいって、やっぱりさっきのワンピースの話があると思うんですけど、漁師さんたちってみんなドクロのマークが大好きなんですよ。でもう本当抽選になるぐらい僕がつけたい僕がつけたいってなって、もうアルベルトのハイドロゲンの支援船は本当にその、まあ、津波をで家族を失ったり家を失った漁師さんたちに元気をくれたし、さらにですね、そのハイドロゲンのドクロのマークをつけることによって漁師ってかっこいいねっていうのをお父さんが息子に見せれたって僕に言われたんですよね。なのでやはりその息子さんにかっこいい姿を見せるっていうのはやっぱりその将来性が非常にあって素晴らしい支援の仕組みになったなというのが記憶にあります。Ah, vedi, non avevo fatto questa connection. No, è stata una bellissima esperienza perché comunque è stato un disastro. Noi subito dopo ci siamo sentiti sia con Sanchi che con te e abbiamo cercato di trovare il modo per, tra virgolette, aiutare, sponsorizzare questa barca di pescatori, perché loro vivevano solo di quello, e quindi ho subito deciso di partecipare, di fare questa cosa insieme. Poi è stato fatto un evento a Tokyo dove ci siamo ritrovati tutti, che è stato un bel successo, e quindi sono molto orgoglioso, insomma, di questa cosa, e che venga ancora ricordata per me è molto importante e sono fiero che l'abbiamo fatta insieme. まあそんなね、僕ら東北と本当につながりがあって、まあアルベルトとはなんかこう昔からの友達みたいなね、そんな勝手に僕がそう思ってるだけかもしれないですけど、まあ、なので彼がやっぱり新しいブランドを立ち上げたという時はぜひやろうということで、ここからですね、この新しくできましたこのマイクのですね、マイク Don't It, Do It をちょっと紹介、アルベルトさんとベニート君と一緒に紹介していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。Le scarpe Mike nascono, un'idea che avevo da tanto tempo. A me piace un po' prendere le cose alla leggera nella vita, e dopo che ho venduto la mia azienda per cui ho lavorato 20 anni ho detto bene, adesso mi voglio anche divertire. Mi piace lavorare, ma mi piace lavorare divertendomi. E quindi cosa è successo? Che questo progetto che avevo in mente da tanto l'ho creato, e è un po' una filosofia Mike Don't Do It. Cioè io amo essere ironico da una parte, e dall'altra parte era un messaggio per me. Oggi il mondo è tutto molto veloce, devi essere il più bravo, devi essere il numero uno. Stanno tutti crescendo un po' con questa mentalità dove tutto devi metterti sempre in concorrenza con qualcuno. Allora ho detto per una volta non farlo, don't do it. Ed era poi il motto contrario di un famosissimo brand di scarpe, di sneakers, che è just do it. E quindi noi abbiamo detto no, fai proprio l'opposto, quindi è una filosofia, e abbiamo fatto questa scarpa, una sneakers made in Italy, di altissima qualità. Ho cercato di fare la scarpa al meglio perché è nelle mie corde, io nel mio lavoro ho sempre messo la qualità al primo posto, quindi sì, è uno scherzo, una cosa divertente, però top quality e top clients, questo era l'obiettivo. Voglio che sia una cosa che cresca piano piano e che sia uno di quei brand difficili da trovare. Difficili da... le voglio, ma non le posso avere. Quella è un po' l'idea. E quindi non facciamo tutte delle numerate molto piccole, sono tutte delle limited edition. いやなんかあれですね、こういう本当世の中がどんどんどんどん回ってる中で、やっぱりちょっと休憩しようぜっていう、なんかもうちょっとゆっくり行こうぜっていうのをちゃんとなんかこう書いてるなっていう、 Don't do it っていうのにはすごい僕も感銘して、これをオーダーしたんですけどね。まあちょっとね、視聴者の皆さん多分一番聞きたくて聞きづらいことなんですけど、ハイドロゲンで、まあ、アルベルトさんは有名なんですけど、ハイドロゲンをなぜ売却されたのかなっていうことをちょっと聞いてみたいなと思います。まあ dopo 20 anni che facevo sempre quel marchio che ho creato,
Diciamo che c'era stato il Covid, c'erano state tante problematiche, tante cose che proprio personalmente un po' mi avevano fatto scendere la voglia di portare avanti questo progetto. Nel frattempo c'era questa grossa azienda coreana che erano 6 anni che continuavano a bussare alla porta per comprarci, e a un certo punto ho detto: sai cosa, a questa cifra vendiamo. Quindi sono molto contento di come ho venduto e volevo fare qualcosa di nuovo. Avevo già in mente la mia storia. La mia storia nasce già da tanti anni, nel senso che ho inventato Hydrogen, ma poi la mia idea era quella di creare un brand che fosse il mio nome. Ed è Alberto Bresci, si chiama AB Line, sono le mie iniziali. E diciamo che il giusto proseguo della mia storia, che nasce 20 anni fa, era quello di creare questo brand che ho creato, che nel frattempo già esisteva solo in Giappone. Attualmente voglio portare avanti questo progetto in Giappone e in Italia, ma non in altri paesi, e poi piano piano svilupparlo. Però l'idea è che AB diventi molto più grande di Hydrogen. Questo è il dream che mi sono dato. AB rispecchia totalmente me, quindi sarà il mio guardaroba, tutte le cose che io ritengo degli evergreen, come la camicia in jeans, che è stato il primo pezzo che ho fatto. E la cosa che infatti nell'etichetta interna del prodotto c'è scritto Alberto Bresci, collezione privata, come se fosse la mia collezione che io vendo a solo determinate persone del pubblico giapponese, perché il mercato giapponese è un mercato che io amo molto, perché sono sempre stato molto amato e quindi ci tengo molto a questo progetto e sono sicuro che sarà un successo. Ma honto ne, ブランドってこう自分が思うよ、よくいろんなブランドの社長に聞くと、どんどんどんどん大きくなっていくって、会社が大きくなっていくと本当に自分でやりたいことってできなくなってくるんですね。デザイナーさんもそうなんですけど、会社もそうなんですけど、なんでそれがやっぱりアルベルトは今大きくして、それを売却したことでもう一度一から本当に自分が作りたいものを作ったのがこのマイク・ドント・ドゥ・イットだと思うんですよね。なのでそういうブランドはね、これから本当に楽しみなんで、ぜひ皆さんですね、ここから商品を紹介していきますので、ぜひちょっとアルベルトさんに聞いていきましょう。まずこのマイクの、新作ですね、これは定番であるモデルなんですけど、ニューモデルをちょっと聞いていきたいと思うんですけど、それからいこうかな、はい。Sì, diciamo che il fitting e lo shape rimane lo stesso. Abbiamo voluto fare una scarpa un po' più pulita, dove c'era solo il nostro payoff, don't do it, ma senza la scritta Mike importante, è tutta monocromatica, tono su tono. Questa addirittura l'abbiamo fatta solo per il mercato giapponese, quindi è una limited solo per il mercato giapponese. E questa è stata un po' anche una richiesta dei clienti, perché dicono: ci piace talmente tanto la scarpa che ci piace l'idea di averla anche più pulita, simile common project per capirci. E quindi abbiamo lavorato su questo progetto. L'idea di mantenere sempre questa scarpa qui, ma dargli varie colorazioni, varie tipologie di pelle. Adesso la prossima stagione ne uscirà una con, non mi ricordo il nome del materiale, adesso non mi viene il nome del materiale, ma mi verrà. E quindi insomma è una continua sviluppo di questo prodotto, perché trovo che questo prodotto non abbia età. Quindi è la classica scarpa come le Jordan, che può mettere il teenager, il ragazzo di 14 anni, come l'uomo di 50, e che comunque sta sempre bene. Oltretutto questa scarpa di buono, che ha una calzata fantastica e sono veramente comode. ちょうどね、僕も今これを合わせて、今日入ってるのは違うんですけど、これも今合わせてるインサートが入ってると思うんですけど、非常にこの僕ガムソールに白ってね、すごい好きなんですよ、このコンビネーション。まあ昔からなんでしょう、ドイツのね、ジャーマントレーナーっていうのがありますけど、まあ、あの配色で、でさらにやっぱりこのアルベルトのこのマイクは本当にマテリアルに非常にこだわってるんですね。前も僕もいろんな動画でも言ってる通り、やっぱりこういうもの、まあ今ね、まあ、よく似てるものですよ、ナイキっていうものがありますけど、あれですよ、やっぱりクオリティ、革のクオリティがあんまり良くないので。
本当に、ベネチアの工場で作るって本当にイタリアでの最高峰なんですよ。スニーカーをベネチアで作るっていうのは最高峰なんで、そこで作って、でこういうちょっと面白さというか、面白さも加えながら誰もが合わせやすいモデルっていうところを、狙ってきたアルベルトはすごいなと思います。Grazie。まあ、あとは、新色でブラックが出たんですけど、ブラック出した理由はと、あとこのグレーを出した理由を聞いてもいいですか？ Beh, abbiamo iniziato tutto con il bianco, perché per noi la sneakers è bianca. Cioè, ogni sneakers, la sua realtà è bianca. Forse l'unico brand al mondo che non ha iniziato con la scarpa bianca è stato New Balance. Solo che New Balance dall'anno scorso, due anni, ha iniziato a fare le sneakers bianche ed è decuplicato le vendite. Quindi diciamo che la realtà è che la sneakers nasce bianca, però bisognava dare qualcosa di nuovo e di diverso, e quindi abbiamo iniziato prima con delle varie colorazioni, e abbiamo fatto delle colorazioni proprio storiche, tipo dei Chicago Bulls, oppure le Tiffany, siamo arrivati addirittura prima di altri. E poi abbiamo detto, ci piace l'idea di farne una total black da mettere magari anche con l'abito, perché comunque questo è un progetto di una sneakers che sta benissimo sia con una tuta che con un abito sartoriale. Cioè, la mia idea di moda è un po' questa, ed è sempre stata questa, lo sport e l'elegante messi insieme. Lo trovo, è un po' il mio cavallo di battaglia. E quindi diciamo che la nera è stata l'ultima uscita, e quella che diciamo abbiamo deciso di premiare il mercato giapponese e darla in limited solo a voi. まあね、白から始めるっていうのは日本ではご存知かどうかわかんないですけどね、お相撲で言えば白星っていうぐらいだから、やっぱり白から始めるとね、絶対勝ちますからね。Mi sa che puoi rispondere solo te. Dimmi. Visto che io disegno, volevo capire che tipo di pennarello usate per le scarpe, soprattutto quelle bianche, perché si addice molto bene fra il bianco e il nero, ma anche questo che ha un colore, un grigio che mi piace, volevo capire. È un pennello, si usa un pennello con dei colori che non puoi più togliere, che si tolgono solamente quando si va a rovinare la gomma, e è un pennello comunque ad acqua. Ok. ということでですね、今ベニート君から素晴らしい質問が出ました。ベニート、グッドクエスチョン。ね、多分皆さんもそう思ってると思いますのでね、ぜひそういうことなんで。さあ、この後もですね、菅原学生のホームページの方でこの新作の、スニーカーチェックしてみてください。サイズ感は僕はいつもイタリアものは41履いてるんですけど、41でもパーフェクトって感じなので、大きくもなく小さくもなくっていう感じなので、いつも通り選んでいただいて大丈夫だと思います。その他ね、何か質問がありましたら、今ベニート君みたいな質問がありましたらですね、直接菅原学生の、電話の方をしていただいたり、メールいただければと思います。さあ、菅原学生、この後もですね、インスタグラムにこの商品を載せていきます。全店でインスタグラムやってますので、ぜひインスタグラムのフォローもお願いします。そしてアルベルトとベニート君に、たくさんのコメント待っております。イタリア語でも英語でも、日本語でも構いませんので、ぜひコメントください。はい、ということで、まず今日はおしまいです。1回、あとチャオで皆さんに別れますので、チャオチャオciao, io ti casa. E diciamo ciao per salutare i nostri clienti. Ah, ciao. Ciao ciao, grazie, grazie di aver comprato Mike. Prima dico io ciao, sì. E dopo. Va bene. Ah, ok. Ok. それではまた次回お会いしましょう。それではまた。ciao. Ciao ciao. 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 チャンネル登録お願いします。